Per questo video userò dei mirtilli, della curcuma e il cappuccio o verza viola. Si potrebbe usare anche, per esempio, della cipolla colorata, non questa, che però io non avevo e quindi ho usato la verza, che comunque ha un colore molto simile. Dunque, mettiamo gli ingredienti nell'acqua. Iniziamo con la curcuma, mettiamo in un pentolino, mettiamo i mirtilli in un pentolino, io li schiaccio ma non penso sia necessario perché comunque daranno colore all'acqua in ogni caso. E poi passiamo alla verza, la tagliamo fine così. La mettiamo in un pentolino e mettiamo il tutto a bollire per circa 15-20 minuti, insomma. Nel frattempo andiamo a raccogliere un po' di fiori. Qua ci sono delle margherite che ho trovato nel giardino, tarassaco e anche le sue foglie. Qua abbiamo del timo, insomma tutti quei fiori e quelle foglie che sono abbastanza malleabili da poter mettere sul guscio dell'uovo. Questa invece è l'oxalis, simile al trifoglio. Dunque, questo è quello che sono riuscito a raccogliere. E in più ho trovato anche delle violette, diverso colore, dei ciclamini e questi fiori di salvia ananas. Iniziamo dunque con il primo uovo. Lo appoggio su una buccia di cipolla che alla fine ho trovato, di quelle colorate, con una foglia di betulla e una foglia di tarassaco sotto. Adesso intingo la margherita con un po' di albume d'uovo in questo modo. L'albume ci aiuta a far sì che il processo di attaccamento dei fiori e delle foglie sia più facile e quindi poi ci facilita l'avvolgimento dell'uovo sul panno, anzi nel panno. Quindi mettiamo giù le foglie che ci piacciono, formando il disegno che ci piace. E in questo caso lo chiudo con le bucce di cipolla e piano piano le avvolgo dentro il fazzoletto il più stretto possibile. Le foglie e i fiori devono schiacciarsi il più possibile sull'uovo. In questo caso sarebbe meglio fare semplicemente una chiusura a caramella, perché se fate come me rivoltando il fazzoletto sull'uovo, create uno strato di tessuto ancora troppo grosso e quindi fa più fatica ad assorbire il colore. Quindi meglio fare la chiusura a caramella. Comunque sia, una volta chiuso il fazzoletto, dobbiamo avvolgere il fazzoletto con questo filo. Un filo da cucito normale, chiudiamo, deve essere bello stretto il filo, lo chiudiamo, tagliamo e via avanti così. Facciamo tutte le nostre uova. Ora, una volta che abbiamo l'acqua colorata, ci mettiamo dell'aceto, più o meno questa quantità di aceto per ogni contenitore di acqua colorata, e poi ci mettiamo le uova, che devono essere completamente colorate dall'acqua, scusate, completamente coperte dall'acqua colorata. Fatto questo, mettiamo a bollire, facciamo bollire per altri
diciamo 15 minuti, 20, anche se fate di più è anche meglio. Lasciamo marinare tutta la notte nell'acqua colorata, vediamo un po' come sono venuti. Allora iniziamo con questo, che è fatto con il colore della verza, che di solito funziona sempre. Vediamo un po'. Sì, ha preso. Vedete che bel blu che ha creato. Si vedono molto bene anche i profili delle foglie e dei fiori. Questa, la curcuma, invece non è venuto molto bene. Purtroppo la curcuma non è riuscita a penetrare nella buccia dell'uovo, nel guscio dell'uovo. Sembra essere rimasto tutto sullo straccio, vedete che lo straccio è giallo. Quindi curcuma così così. Vediamo quest'altro, anche questo mi sembra che sia fatto con la verza colorata, sì, stesso colore. Bello anche questo, come vedete, adesso stacco la foglia di betulla, la margherita e la foglia di tarassaco, ecco, vedete che bella forma che rimane. Anche questo bello, devo dire. Passiamo invece a quello fatto con il colore del mirtillo e la buccia di cipolla. Sì, vedete, già si intravede il rossiccio marmoreo della cipolla. Anche questo molto bello. Dunque, quelli che sono venuti meglio sicuramente sono quelli con la verza, questo e questo, perché il colore ha preso molto bene, poi la forma del fiorellino, della foglia di betulla, qua dietro c'è un po' di astratto, ah ecco, questa è la foglia del tarassaco. Quelli un po' più scarsi invece sono questi, quelli alla curcuma. Pensavo invece venissero meglio, perché la curcuma decisamente macchia parecchio, lascia un sacco di colore, infatti il tessuto è rimasto proprio giallo, si vede che se l'è preso tutto il tessuto e nell'uovo non è andato niente. E questo invece è quello che un po' mi piace di più, perché c'ha vari colori ed è un po' più confuso, più marmoreo, ecco. E questo è fatto con mirtillo, che sarebbe quel colore un po' verdognolo, e poi la buccia di cipolla, fiori, questa è una margherita, foglia di tarassaco, foglia di betulla, e questa non so che foglia è. E anche questo non è male, un bel fiore lì. Questo è su base di mirtillo, una bella violetta in centro, margherita, tarassaco, betulla. Ok, spero che questo video vi sia stato utile e buona Pasqua a tutti.